2, 3, 4. Can I have a little more? 5, 6, 7, 8, 9, 10. I love you. Bum, 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 bum. Sail the ship. Bum, bum, bum. Chop the tree. Bum, bum, bum. Skip the rope. Bum, bum, bum. Look at me. Crescere è cool. Nuova Fiat 500L. Da 14.900 euro con clima ESC. Non si è fermato all'alto impartitogli dalla polizia e ha terminato la sua corsa solo quando ha imboccato un vicolo cieco dove ha inizio una strada sterrata. Salendo su di una cunetta di terra usata come trampolino, è stato sbalzato in aria per poi cadere a terra. E quanto accaduto nella serata di ieri ad un leccese 19enne alla guida di un ciclomotore. A causa del volo il giovane ha riportato una lieve contusione alla gamba e portato presso il Vito Fazzi per le cure del caso, dagli accertamenti è emerso che fosse alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi e alcol. Il 19enne è stato indagato in stato di libertà per resistenza aggravata e continuata a pubblico ufficiale, guida senza patente e guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. Un consiglio comunale monotematico, quello che è stato convocato questa mattina a Palazzo Carafa, alle porte del Natale. Si è parlato di tumori, ma soprattutto dei dati preoccupanti che i rappresentanti dell'ARPA hanno snocciolato ai presenti. Numeri relativi all'incidenza che questo grave male ha avuto fino al 2008. E allora si scopre che nella provincia di Lecce si muore di più rispetto a tutte le altre province pugliesi, che il tumore più diffuso è quello ai polmoni e che le cause principali sono dovute a tre fattori. Ci sarebbe infatti un aumento di consumo di sigarette e quindi di fumo attivo e passivo, un ruolo importante determinato dall'inquinamento da radon, un gas nocivo che si respira nelle nostre zone e infine gli impatti sulle emissioni dell'area industriale tarantina e brindisina. La strada provinciale Nardole Verano, teatro di tragici incidenti lungo i suoi ben 13 km e con l'appellativo di strada della morte, al centro di un consiglio provinciale prenatalizio. Su interrogazione del capogruppo provinciale PD Cosimo Durante è giunta puntuale la risposta dell'assessore provinciale all'edilizia stradale Massimo Como. L'ente di Palazzo dei Celestini deve fare i conti con i tagli alle risorse abbattutisi come un macigno. Siamo riusciti a prevedere nell'anno in corso 1.900.000 euro di fondi dall'Exanas, precisa l'assessore, da spendere però nel 2013. Nello specifico caso della Nardole Verano, durante i singoli interventi, si sono sistemati i punti più critici, prevista inoltre la messa in sicurezza di circa 1,5 km di questa strada laddove ci sia maggiore necessità. Il sindaco di Lecce Paolo Perrone ha voluto porgere gli auguri a tutti gli operatori dell'informazione ringraziandoli per il lavoro svolto durante tutto l'anno. Poi è arrivato il momento di impressioni e bilanci. Perrone ha ricordato come nel Natale scorso ci fosse l'incertezza sul futuro della città. Si è parlato dell'attuale crisi economica e finanziaria, del momento di disperazione in cui versano molte famiglie, ma anche di come a suo avviso Lecce, rispetto ad altre città, abbia tutte le carte in regola per uscirne in fretta da questa situazione, perché rispetto ad altri centri sta puntando su fattori che potrebbero rilevarsi vincenti, in particolare turismo, ricerca ed istruzione, chiavi per uscire dalla crisi. Per la prima volta, in maniera del tutto straordinaria, il Palazzetto dello Sport di Lecce apre ad eventi culturali. Fra questa sera e domenica, infatti, due grandissimi concerti di beneficenza porteranno il buon esempio con messaggi di solidarietà. Questa sera il maxi concerto per la piccola Giorgia, domenica 23, sarà la volta di Bimbulanza. L'associazione in questione si occupa di assistere i bimbi malati di cancro all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. L'evento organizzato dall'associazione Carpe Diem vedrà sul palco tanti giovani artisti che suoneranno esclusivamente a scopo gratuito per raccogliere fondi necessari alla sopravvivenza di Bimbulanza, rap, pop ma anche musica rock e house ad intrattenere gli spettatori, il tutto sotto il segno della solidarietà. Dopo le vittorie iniziali molto probabilmente abbiamo smarrito un po' di umiltà, ha affermato questo il centrocampista del Lecce Cosimo Chiricò. A Carpi però abbiamo dato una serie di risposte. Contro l'Albino Leffe saranno tanti giocatori che non potranno scendere in campo, ma sono certo che chi giocherà darà il 100%. Domani abbiamo un solo risultato, ha concluso, la vittoria. Ma non è solo aria calcistica quella che si respira in questi giorni, bensì pure natalizia.
Proprio da domani, infatti, a partire dalle ore 16, verranno distribuiti presso lo store dello stadio di Via del Mare, porta numero 2, i regali per tutti gli abbonati, come promesso dal presidente Savino Tesoro. La provincia di Lecce comunica che dal 10 settembre parte la campagna di dichiarazione aperta degli impianti termici. E ora che faccio? Chiamo il mio tecnico. Ha sentito la radio, vero? Non so che fare. Non si preoccupi, penso io a tutto. La dichiarazione della verifica fatta precedentemente la presento io stesso. Il manutentore apporrà un bollino verde, arancione o rosso sulla dichiarazione e la trasmetterà online. O la consegnerà presso gli uffici di Nuova Salento Energia, zona industriale di Lecce, Polizia Provinciale.